Pace bene, bentornati con il nostro appuntamento con la santità. Oggi, il 2 aprile, ricordiamo San Francesco da Paola. Ascoltiamo la sua vita. Francesco nasce a Paola nel 1416, in provincia di Cosenza, da genitori devoti di San Francesco, e al quale chiesero la grazia dell'arrivo di un figlio. Dopo 15 anni nacque Francesco. Quando Francesco aveva 13 anni, i genitori lo portarono per un anno nel convento dei Francescani di San Marco Argentano per tener fede ad un voto fatto al santo di Assisi. Dopo un anno Francesco lasciò il convento e con i genitori fece un pellegrinaggio ad Assisi, nella speranza che dal santo potesse capire la strada da percorrere. Colpito dalla vita eremitica, ne scelse lo stile e nel 1429 si ritirò a Paola, in un campo che apparteneva al padre, a quasi un chilometro dal paese. Poi si spostò in una grotta, che è ancora oggi conservata nel santuario di Paola. Si dedicò alla contemplazione e alle mortificazioni corporali. La fama del giovane eremita si sparse e molte persone andavano da lui per consigli e conforto. Nel 1436 nacque, con una cappella e tre cellette, il primo nucleo del futuro Ordine dei Minimi. La piccola comunità si chiamò Eremiti di Frate Francesco. Sarà Papa Sisto IV che nel 1474 approverà la comunità. Fu autore di eventi straordinari. Entrò nella fornace per la calce a ripararne il tetto, passando tra le fiamme e rimanendo illeso. A Milazzo, per il rifiuto di un pescatore, con due frati attraversò lo stretto con una barca a vela improvvisata, fatta dal suo mantello e dal suo bastone. Risanava gli infermi, operava prodigi a favore di tutti, in particolare per i poveri e gli oppressi. Secondo la tradizione, inoltre, uno spirito celeste, forse l'arcangelo Michele, gli apparve mentre pregava, tenendo fra le mani uno scudo luminoso su cui si leggeva la parola Caritas, e porgendoglielo disse: «Questo sarà lo stemma del tuo ordine». La sua fama fu così tanta che fondò conventi ovunque. Risuscitò il nipote Nicola. Suo padre, rimasto vedovo, entrò a far parte degli eremiti e divenne discepolo di suo figlio, fino alla morte. Francesco rimproverava spesso i potenti, fino a suscitarne ostilità. Lo stesso re di Napoli, Ferdinando I d'Aragona, mandò soldati per arrestarlo, ma Francesco si rendeva invisibile ai loro occhi. Il re alla fine si arrese e Francesco poté aprire conventi ovunque. Il re di Francia, Luigi XI, ammalato, lo chiamò a corte per essere guarito. Dovette intervenire il Papa Sisto IV affinché si decidesse di andare a Parigi. Il santo, ormai 67enne, obbedì. A corte ebbe molti colloqui con il re Luigi XI, che gli fece accettare la morte imminente che avvenne nel 1482. Il re incaricò un pittore di fargli un ritratto, che di nascosto lo fece. Si dice che è il dipinto più somigliante quando Francesco aveva 67 anni, vestito sempre col suo saio consumato e con in mano il rustico bastone. Nei 25 anni che restò in Francia, egli promosse la diffusione del suo ordine, perfezionò la regola dei suoi frati minimi, approvata definitivamente nel 1496 da Papa Alessandro VI, e fondò il secondo ordine e il terzo riservato ai laici. Iniziò la devozione dei 13 venerdì consecutivi. Morì nei pressi di Tours il 2 aprile del 1507. Papa Leone X lo proclamò beato nel 1513.
e 6 anni dopo lo canonizzò. La sua tomba divenne meta di pellegrinaggi, ma anche di numerosi oltraggi. Riunite oggi, le sue reliquie si trovano nel santuario di Paola. Francesco è patrono di Paola, Cosenza e della Calabria. Nel 1943, Papa Pio XII, in memoria della traversata dello stretto, lo nominò protettore della gente di mare italiana. Abbiamo sentito di tanti prodigi fatti da San Francesco, abbiamo sentito la sua storia particolare, la sua scelta, ecco, di vivere come eremita. Che cosa vuol dire questa scelta e che cosa significa poi che addirittura il re l'abbia voluto a corte presso di lui e diventato consigliere? La scelta del nascondimento. Nella nostra società vige molto un po' l'ottica contraria, quella del mettersi in mostra. Ci sono questi strumenti chiamati social network che sono fatti un po' apposta. Tu pubblichi quello che fai, pubblichi qualcosa e tante persone hanno l'opportunità di visionare quello che tu hai messo. C'è una ricerca di visibilità, c'è una ricerca di fama. Cosa ci può insegnare San Francesco, che è diventato veramente famoso? Che non si deve ricercare tanto l'approvazione della gente per riceverne qualcosa. Ecco, la fama di San Francesco da Paola non era una fama ricercata, ma quello che contava per lui era effettivamente fare del bene alle persone. E questo meccanismo di nascondimento poi non ha potuto durare, perché il Signore vuole promuovere e è Lui che dà risalto, è Lui che mette i riflettori, diciamo così, con un linguaggio moderno, alle persone che meritano di essere viste, non perché loro lo desiderano, ma perché effettivamente il loro esempio può essere di salute per tante altre persone. Allora preghiamo San Francesco da Paola proprio per questo, che ci doni un po' del segreto della sua ricerca del nascondimento e della piccolezza, ecco, affinché poi il Signore possa benedire questa scelta e, se è utile agli altri, magari fare conoscere le nostre virtù. San Francesco da Paola prega per noi.